Allora, sempre in questo posto, al centro di Zafferana Etnea, dal 1924, questo locale storico, fondato da Giuseppe Finocchiaro, appunto Peppina, che ha poi dato il nome, diciamo, al locale, appunto Donna Peppina, fra le varie specialità della dolceria tipica siciliana, ha creato un biscotto. Che ha voluto poi, diciamo, legarlo allo sciatore, ha posto, diciamo, meta sciistica Zafferana Etnea negli anni 40, dagli anni 40 fino agli anni 60-70 al massimo, veniva, sempre meta, diciamo, ecco, di questi sciatori, e Donna Peppina pensò di dedicargli un biscotto. Biscotto sciatore, un biscotto semplicissimo fatto con la farina, lo zucchero, il destrosio, l'ammoniaca, delle scorzette di limone, viene fatto, diciamo, raffreddare e poi viene tuffato, letteralmente tuffato nella liffia. La liffia è una copertura tipica, della Sicilia. Nella dolceria tipica siciliana è un impasto fra zucchero e cacao 23-24, viene portato a ebollizione a 110 gradi, poi viene raffreddato e appunto viene tuffato questo biscotto in modo che si copre del tutto e viene collocato per farlo asciugare in queste griglie. Fra i prodotti appunto identificativi di Zafferana, oramai negli anni, appunto dal 24 ad oggi, continua ad essere prodotto sia in estate che in inverno, è molto legato al territorio, viene identificata Zafferana con il biscotto sciatore, che continuiamo con la stessa procedura e la stessa, diciamo, tipo di lavorazione esattamente dal 1924, lo stesso procedimento, stessi ingredienti, senza mai snaturarlo, senza mai cercare di creare dei cambiamenti a questo biscotto, che va comunque consumato nell'arco dei 5 giorni, perché sennò appunto il biscotto tende a indurire.